Bella a tutti ragazzi, e finalmente possiamo dirlo, anche se non è ufficiale. Il Napoli dopo 2 anni ha preso il sostituto di Jorginho. Alleluia, finalmente qualcuno che riuscirà a prendere in mano le chiavi del centrocampo, qualcuno capace di impostare un gioco fluido che prima si pensava fosse Hamsik, poi Zielinski, poi Fabian Ruiz, poi Haaland, tutti i giocatori inventati in questo ruolo. Ma il Napoli da 2 anni, diciamoci la verità, aveva carenza di registi. Il Napoli non aveva un giocatore degno di quel nome. Nessuno era capace di prendere in mano il lavoro fatto da Jorginho. Ed è stato questo il fallimento di Ancelotti. Non essersi imposto nella ricerca di questo benedetto regista, perché si inseguiva James Rodriguez, Mauro Icardi, giocatori inutili in questa squadra, perché con un 4-4-2 James Rodriguez era veramente inutile. Mauro Icardi, quando hai un giocatore come Arkadiusz Milik che dopo 2 infortuni segna a ripetizione, è veramente inutile andare a spendere 80 milioni per un calciatore che, seppur fortissimo, che non scopro io il valore di Icardi, ma non era importante in quel momento al Napoli. Invece il Napoli ha provato ad inseguire falsi miti, cercava in tutti i modi di convincere questo e quest'altro, ma nessuno si è mai chiesto: ma chi è il sostituto di Jorginho in questa squadra? Abbiamo in mano Veretout, andiamolo a prendere. Abbiamo in mano Pulgar, andiamolo a prendere. No, invece no, prendiamo giocatori solo per il nome e non per la funzionalità che possono avere in una squadra. E finalmente il Napoli si muove in questo fronte, ed è l'acquisto di Diego Diume dall'Ipsia a dimostrarlo. Prima lo Bocca, che non è voluto venire, o almeno il Celta Vigo al momento non vuole liberarsi di un giocatore così importante in questa situazione di classifica così difficile per loro. E il Napoli punta su questo giocatore dell'Ipsia, molto funzionale alla causa. Di certo non è un nome che fa emozionare i tifosi, però è un giocatore molto utile che riuscirà a dare un po' di geometria alla squadra, riuscirà ad impostare un gioco fluido, perché ormai il Napoli può lavorare tutto il tempo che vuole, può fare 5-6 ore di allenamento, ma quando non si ha un giocatore capace di impostare un gioco è nullo, è fatica sprecata. E l'ha capito Gattuso, che si è imposto e cerca un nome capace di dare tutto ciò. Si pensava, come detto, che potesse essere Lobotka, che magari verrà, perché il Napoli, nonostante questo acquisto, ne ha bisogno di un altro nome al centrocampo, perché con un centrocampo che richiede al minimo 6 uomini, perché 3 titolari e 3 riserve, quando fai 3 competizioni è il minimo. Il Napoli al momento, oltre ai 3 titolari, ha Elmas, e oltre Elmas molto probabilmente ora avrà Diume. Ma dopo Diume c'è bisogno di un terzo, c'è bisogno di una terza riserva capace di far rifiatare, ma di non far pentire l'allenatore nelle scelte di formazione. Ed è questa l'importanza di muoversi sul mercato di gennaio, un mercato di gennaio che finalmente, secondo me, porterà volti nuovi. Il Napoli, che ha bisogno di muoversi anche sulla fascia sinistra. Ormai Ulam nessuno sa più dov'è, nessuno sa più come sta. Ormai, secondo me, è un giocatore finito, o almeno ha bisogno di rilanciarsi in un'altra piazza. Il Napoli, invece, ora al momento ha bisogno di volti nuovi anche sulla fascia sinistra, perché Mario Rui non può fare 40 gare consecutive, lo sta dimostrando. Sta iniziando ad arrancare, e poi non si può nemmeno cercare di arrangiare Di Lorenzo tante volte sulla sinistra, perché Di Lorenzo è un giocatore molto forte che sa fare solo il terzino destro, e il Napoli lo sta sfruttando in troppe posizioni, penalizzando lui e noi, e si è visto nella gara contro l'Inter. Il Napoli ha bisogno di muoversi tanto sul mercato, come detto. Il Napoli sta pianificando anche il futuro, perché a giugno dall'Hellas Verona arriverà Amrabat e Rahmani, un centrocampista che è Amrabat, il difensore centrale esordiente in Serie A che è Rahmani. Due profili molto interessanti, due profili che possono far caso del Napoli, che non è nuovo in questa scoperta di nuovi talenti. Ormai De Laurentiis ha basato tutta la sua esperienza napoletana su giovani da far esplodere per poi rivendere a plusvalenze enormi. E si parla anche di Kambula, difensore che piace molto anche all'Inter. Si è aperta questa sfida di mercato, ma è il Napoli che in questo momento si sta concentrando esclusivamente sul centrocampo, ed è questo l'unico tasto in cui bisogna premere, ed è questo l'unico ruolo in cui bisogna fare qualcosa, perché in attacco il Napoli è fornito anche troppo. In difesa
difesa, come detto, ci manca un terzino sinistro, ma per il resto tutto sommato stiamo abbastanza bene. In porta abbiamo il grande Alex Meret, una grande riserva che Ospina. I panchinari ci sono, il Napoli deve conquistare il quarto posto e c'è bisogno di questi movimenti. Così facendo il Napoli può ripartire e deve farlo al più presto, perché le sue candidate, le candidate al quarto posto, stanno facendo punti, stanno macinando punti, e il Napoli già dalla prossima partita deve riuscire in un miracolo, perché andare a Roma a vincere contro la Lazio è veramente un cosa dura, ma c'è bisogno di farlo, perché bisogna vincere, bisogna ottenere 3 punti in chiave Champions. Ciao a tutti ragazzi, ci sentiamo per i prossimi video.